scontro. Sappiamo tutti che oggi è una giornata particolare, c'è il lutto nazionale, ma insomma abbiamo ritenuto di andare avanti con questa riflessione. Intanto voglio fare un bellissimo saluto a Deborah Serracchiani, che ci ha accettato l'invito, è venuta qua da noi, siamo molto contenti. E poi dopo con l'intervista di Colantonio, giornalista che tutti conoscete, andremo avanti con la discussione sulle riforme, con il presidente Luciano D'Alfonso e con anche Francesca Ciafardini. Due parole per dire: la festa sta andando avanti. Questa sera abbiamo rinunciato al concerto, c'erano diverse opinioni, io non ero tanto d'accordo, ma insomma alla fine abbiamo rinunciato, l'abbiamo rinviato, lo rifaremo sicuramente. Domani la festa andrà avanti come da programma, con un altro bellissimo interessante dibattito e con il concerto poi alla fine di Bobby Solo. È una piccola riflessione. Questa sera parleremo di un argomento importantissimo, io credo cruciale, che è quello appunto del referendum costituzionale. E io la voglio dire solo con due parole molto molto semplici, ma credo che poi da lì ci sarà e si svolgerà tutto il dibattito. Quello che noi vogliamo vedere, vogliamo capire è cosa vuole fare l'Italia, se restare com'era oppure cambiare semplicemente, perché di questo si tratta. E con questo referendum sicuramente ci sarà la grande straordinaria opportunità di cambiarla l'Italia, questa è la verità, non c'è altro. Poi dopo tutti i punti li andremo a vedere. E c'è un altro punto, Deborah, che tu sai benissimo e che stiamo riscontrando, che c'è poca chiarezza nel merito, c'è poca chiarezza. Dico questo tanto per poi avviare il dibattito e lascio la parola al giornalista. Parlando con un importante giornalista, questo mi ha detto: io vorrei votare no, perché? Perché non mi piace la legge elettorale. A che io ho detto: che cosa c'entra la legge elettorale con il referendum costituzionale? Questo ci fa capire la confusione che c'è, e per questo abbiamo organizzato questo dibattito, per cercare di chiarirlo ulteriormente. Io mi fermo qui, credo che Pescara e l'Italia sicuramente dirà sì al cambiamento. Grazie a tutti. Grazie Moreno, buonasera a tutti. Due parole brevissime. Oggi è un giorno di lutto e il lutto va vissuto, lo stiamo vivendo in maniera intima e collettiva. Direi di cominciare questa intervista con un gesto doveroso, un minuto di silenzio. Grazie. Lutto intimo e collettivo, dicevo. Bene ha fatto Moreno a dire che era d'accordo ad ascoltare musica, perché ritengo che la musica dia emozioni e le emozioni ci aiutano a elaborare, ma anche i dibattiti, anche la riflessione sui grandi temi del momento ci fanno elaborare i lutti e si ricollegano a questi lutti. Lo dico e poi farò delle domande a Deborah Serracchiani, che mi ha permesso di darle del tu, quindi ti darò del tu da adesso in poi. Lo dico perché anche questa grande riforma, la riforma Boschi e il referendum, incidono su situazioni come quella del terremoto. Parleremo di che ruolo avranno gli enti pubblici locali, come verrà aumentato o diminuito il proprio intervento sul territorio, va bene? Ma la prima domanda che voglio farti, a parte concedimi questo brevissimo ritratto, romana, che si è poi trasferita ad Udine, sei avvocato e sei un'esperta di diritto del lavoro, cioè hai in mano le regole del momento. Il diritto del lavoro e la geofisica sono i due temi chiave di questo momento. Sei anche figlia, leggevo da qualche parte che tuo papà era operaio, passato poi alla Ditalia.
sei stata commessa e babysitter. Tu mi dirai che c'entra, perché immagino la babysitter che poi entra al Parlamento europeo e sei governatrice. Va bene? Diamo questo concetto di sintesi in questa prima domanda di questa riforma epocale. Tu sei il sindaco di una regione, accanto a te hai un altro sindaco di regione. Lui viene da un'esperienza di sindaco di una città, abbiamo un presidente del Consiglio che è un sindaco d'Italia. Questa riforma, secondo te, permette a voi che siete sentinelle del territorio, di voi che siete sentinelle del territorio significa che conoscete direttamente in faccia i problemi della gente, permette a voi che siete sentinelle del territorio attraverso l'ingresso nel Senato dei consiglieri, dei regionali, dei sindaci, di affrontare i problemi dell'Italia, i più concreti? Beh, intanto grazie per l'accoglienza, ringrazio il sindaco per la bella accoglienza, il presidente. È la mia prima volta a Pescara e devo dire che il presidente mi ha fatto fare una bella passeggiata sul lungomare, davvero molto 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 bella. Ma allora, intanto una piccolissima riflessione che facevo insieme a Luciano mentre venivamo qui: quanta somiglianza c'è drammaticamente tra questo terremoto e quello ad esempio del Friuli. Quest'anno sono 40 anni che la mia terra ricorda il terremoto del Friuli, sono 40 anni che in qualche modo conviviamo, viviamo insieme ad una tragedia immensa rispetto alla quale però siamo riusciti forse a dare anche il meglio di noi. Il famoso modello Friuli significa che da noi tutto è stato ricostruito dov'era, è stato ricostruito con tutti i criteri e rispetto delle regole dell'antisismica, è stato, se volete, anche un approccio culturale nuovo. Fu dal terremoto del Friuli che nacque la protezione civile, che oggi abbiamo visto straordinaria nell'intervenire nel terremoto del centro Italia. Però è anche vero che, ahimè, ancora una volta contiamo i morti, contiamo la distruzione e dobbiamo imparare davvero a fare tanta tanta prevenzione. In Friuli Venezia Giulia questo forse è avvenuto anche grazie, ahimè, a quella tragedia immensa, e se oggi possiamo dire che di fronte a una tragedia simile probabilmente conteremmo meno morti è perché abbiamo imparato in qualche modo a fare un investimento sulla prevenzione. Del resto siamo amministratori e sappiamo che costa molto di meno mettere un euro sulla prevenzione di quanto non ne costino di più quando poi devi intervenire il giorno dopo dell'emergenza, devi ricostruire, devi fare tutto quello che non è stato fatto prima. Qui però significa, lo sanno gli amministratori, io distingo sempre tra amministrazione e buona amministrazione. L'amministrazione, se ha soldi per coprire una buca, copre la buca. La buona amministrazione, se ha soldi, magari prima di coprire la buca che si vede, si tocca, dà anche consenso elettorale direttamente, preferisce intervenire sul dissesto idrogeologico, preferisce intervenire sulla prevenzione, preferisce fare quelle cose che non si vedono immediatamente, che magari non ti danno subito consenso elettorale, ma che ahimè si vedono il giorno in cui accade qualcosa di troppo brutto come quello che è già accaduto. Credo che la buona amministrazione sia quella che dobbiamo imparare in qualche modo a mettere sempre più spesso in campo, e quindi spero davvero che anche le iniziative che vedo nascere ora anche rispetto all'idea di ricostruire negli stessi luoghi, beh, credo che sia un'iniziativa importante. Io, guardate, lo dico da subito, so che il Presidente lo condivide, io non voglio assolutamente vedere un altro modello L'Aquila, perché credo che lì il Paese abbia proprio sbagliato completamente l'impostazione, abbia proprio sbagliato completamente l'approccio, non abbia tenuto conto della comunità che aveva davanti. Se vogliamo tenere insieme quelle comunità, io ricordo ad esempio che il modello Friuli nacque con questo slogan: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, perché questo era il pensiero di chi disse: se non facciamo prima le fabbriche, se non facciamo prima le case, se non facciamo alla fine le chiese, se ne andranno, perché il Friuli Venezia Giulia, come l'Abruzzo, è terra di grande emigrazione, e già in quegli anni tanti andavano via. Di fronte ad una casa che crolla uno può anche pensare: vabbè, non sto qui a ricostruirla, non ce la faccio, prendo, armi e bagagli e vado da un'altra parte. Per rimanere nelle proprie terre bisogna ricostruire con quelle possibilità. Se posso anche un piccolissimo messaggio
più tecnico, non solo è possibile ricostruire in quei luoghi, ovviamente andranno fatte tutte le verifiche tecniche, non competono a me, competeranno i tecnici, ma bisogna anche pensare che si può ricostruire esattamente com'era. Noi abbiamo ricostruito con le stesse pietre originali il Duomo di Venzone, che era completamente crollato. Ci sono voluti anni e decenni, pensate che hanno addirittura studiato, ed era il 1976, quindi io immagino che adesso sia molto più semplice con gli strumenti tecnologici che abbiamo, hanno addirittura studiato il punto di caduta delle pietre per capire quella pietra dove era collocata all'interno o sopra la parete del Duomo, e sono state ricostruite e numerate. Se voi andate lì le trovate ancora numerate, perché invece di pensa se cosa accadde, arrivarono le ruspe e iniziarono a travolgere tutto quello che trovavano per portare via, e gli abitanti si misero davanti alle ruspe e dissero: no, qui fermi tutti, prendiamo le pietre, le mettiamo tutte in un punto e da quelle pietre ricominciamo a costruire, e lo facciamo con la saggezza di chi sapeva insomma come muoversi in quei luoghi. E se oggi il Duomo è completamente in piedi ed è fatto di quelle pietre, è perché lo dobbiamo a quegli abitanti che testardamente hanno voluto mettersi davanti alle ruspe e dire: non si fa così, facciamo noi perché vogliamo esattamente quello che avevamo prima. Credo che questo sia anche un po' non solo la speranza, ma l'aiuto che dobbiamo dare alle popolazioni colpite oggi. Si può fare, lo dobbiamo fare, siamo già tutti impegnati. Io sono particolarmente orgogliosa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che è già in campo, ha già fatto uno dei due campi che hai visto anche tu, Luciano, e sta ora lavorando a ripristino dell'unico ponte di collegamento di Amatrice con il mondo esterno. E abbiamo stanziato fondi perché siamo l'unica regione in Italia che è in grado con l'elicottero di fare i rilievi topografici di quello che è accaduto. Questo servirà per fare la ricostruzione, l'abbiamo messa a disposizione perché credo che sia un fatto di tutti, insomma, non è una cosa nostra, è quello che serve nel momento della difficoltà, perché se c'è qualcosa che ci fa somigliare, lo dico dell'Abruzzo, come del Friuli Venezia Giulia, come di queste terre martoriate, è che siamo stretti nel vincolo della solidarietà, noi non ci giriamo dall'altra parte, siamo sempre pronti. Bravo. Ad aiutare. E penso davvero che sia un po' la cultura di terre, no? Anche fatta appunto di forte migrazione, di questi collegamenti che tieni anche con le distanze, con i mondi lontani, anche di fronte alle tragedie le manteniamo, insomma. Questo è l'impegno che abbiamo portato avanti e che porteremo avanti anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché non sarà evidentemente una cosa che si riuscirà a risolvere in poco tempo. Poi ovviamente il pensiero va alle famiglie delle vittime, e credo veramente che sia stata una tragedia immensa, anche perché ha coinvolto tanti bambini, e questo penso insomma che faccia un effetto ancora più forte, insomma ancora più difficile da mandare giù. In tutto questo come si colloca il referendum, la riforma? Da presidente di regione io dico una cosa, tra l'altro presidente di una regione a statuto speciale potrei dire che quasi non mi interessa, invece mi interessa. Perché? Perché finalmente c'è una riforma che chiarisce quello che deve fare lo Stato e quello che deve fare la regione, chiarisce finalmente chi fa cosa, attribuisce ruoli e stabilisce anche quali sono dei principi che devono essere uguali per tutti. Perché noi abbiamo una Costituzione straordinaria, cito un articolo che viene citato poco, l'articolo 32, che è il diritto alla salute. Ma possiamo veramente dire che i cittadini sono curati allo stesso modo in tutto il nostro paese? Onestamente no, non possiamo dirlo, perché per una serie di motivi noi abbiamo 20 sistemi regionali diversi sulla sanità, e che quindi ci sia una riforma costituzionale che per esempio su quel principio fondamentale dice che ci sono degli standard, delle linee di coordinamento, dei principi fondamentali che devono essere uguali in tutte le regioni, io credo che sia un passo in avanti importante e di qualità. E la stessa cosa accade sul territorio, anche per quanto riguarda il controllo del territorio, per quanto riguarda i vincoli ambientali, la capacità che possono avere le regioni, che possono avere i comuni di essere sentinelle del proprio territorio, è riconosciuto all'interno della riforma costituzionale. Quindi anche questo è un passo in avanti importante. Credo oggettivamente che noi abbiamo bisogno di mettere in ordine quello che abbiamo, perché ogni tanto
siamo magari armati di buona volontà ma scomposti nelle azioni. Finalmente c'è una riforma che fa chiarezza, stabilisce quello che fa lo Stato e quello che fa la Regione, stabilisce quali sono le competenze e soprattutto stabilisce di chi è la responsabilità, perché io sono stanca di un paese nel quale non è mai responsabile nessuno, perché il giro delle carte è talmente lungo che alla fine la responsabilità è diffusa, è di tutti e quindi di nessuno. Beh, finalmente ci dicono quello che dobbiamo fare noi e quello che faranno gli altri, ed evidentemente se le cose che ci sono attribuite le faremo bene, bene, se le faremo male è giusto anche che ne rispondiamo. Benissimo, toglieresti il lavoro a tutti gli intervistatori perché hai risposto almeno a 20 domande con una sola risposta. Il viaggio lungo per arrivare a Pescara mi ha fatto riflettere, quindi poi quando sono... Sei arrivata qui, hai visto il lungomare e ti sei voltata verso le nostre Dolomiti. Perché in comune abbiamo non solo il vincolo della solidarietà, l'Abruzzo è in comune con il Friuli, il concetto di parsimonia per esempio. Prima ti ho citato Ravascletto, che è un borgo bellissimo, dove se mangi là ti accorgi che cos'è la parsimonia, ci riescono a cucinare con roba poverissima, roba buonissima, come in Abruzzo. Sì, è un paesino di montagna dove si scia benissimo. Sullo Zoncolan, che magari il Giro d'Italia qualcosa vi avrà ricordato, e come credo in Abruzzo, ma insomma credo sia, come si chiamano gli arrosticini? Sì. Come anche in Abruzzo, anche in Florenza Giulia hanno imparato a fare con quello che avevano. Per esempio uno dei piatti più importanti, più conosciuti e più poveri è il frico. Il frico sono i resti di tutto il formaggio che rimaneva, che veniva messo tutto dentro una casseruola e con un po' di patate e un po' di porro veniva così servito come un piatto povero. Ora invece è un piatto importante della cucina friulana, però era quello che si trovava nelle case, insomma, che credo sia abbastanza normale, ovviamente con la polenta, perché lì è polenta. Grazie. È bene anche alternare argomenti e riflessioni serie con rievocazione dei propri territori, eccetera. Noi siamo abituati a sentir parlare di questa riforma solo in termini magari demagogici, di numeri, saranno di meno i senatori, risparmieremo e quant'altro. Prima tu hai evidenziato invece un tema importantissimo, per esempio quello di poter controllare in maniera uniforme grandi temi come quelli della sanità. Ma di senatori ce ne saranno di meno, quanto si risparmierà realmente? Ma allora io faccio intanto una primissima considerazione, se posso un passo indietro nella storia anche abbastanza lungo. Mi riferisco all'Assemblea Costituente, all'esito della quale nacque il nostro bellissimo testo costituzionale. Se qualcuno di voi trova il tempo, magari in internet non è difficile trovarlo, e legge qualche relazione dei nostri costituenti, scoprirà una cosa che a me per esempio ha colpito tantissimo. Io sono andata a leggermi poi naturalmente quelle dei friulani prima degli altri per capire qual era un po' il sentore anche rispetto all'epoca. Tutti sono concordi nel dire che la prima parte della Costituzione è straordinaria, perché effettivamente se voi considerate l'epoca da cui venivamo, le difficoltà che stavamo affrontando e anche se volete un po' quell'incertezza e insicurezza ad essere stati dalla parte sbagliata di quella terribile guerra, è chiaro che alla fine ti arrivavi, potevi anche pensare ad avere insomma una carta un po' a ribasso in qualche modo. Invece la prima parte, i nostri valori fondanti della Costituzione sono straordinari, e semmai quello che dovremmo oggi dire con grande chiarezza è che dobbiamo imparare ad attuarli tutti quei valori, perché in realtà una parte degli articoli della prima parte della Costituzione non abbiamo mai attuati fino in fondo, quindi forse è arrivato anche il momento di porci questo obiettivo. Ma sulla seconda parte, quella ordinamentale, i nostri padri costituenti dissero con una schiettezza quasi, come posso dire, quasi banale rispetto al grande lavoro che stavano facendo, dissero che era il frutto di un compromesso politico, dissero che era il frutto di una presenza di tante forze politiche, andavano tutte accontentate e quindi servivano tanti posti e soprattutto servivano quelle stanze di compensazione date dalla Camera e dal Senato, anche perché quelli iniziavano ad essere gli anni della guerra fredda, iniziavano ad essere gli anni dei mondi contrapposti, quindi una sorta di contrapposizione, di contrappeso era necessario anche nel nostro paese. Ma accidenti, a
distanza di tanti decenni forse possiamo dirci che se la prima parte della Costituzione è straordinaria e nessuno la tocchi e nessuno la tocca, la seconda parte forse è arrivato anche il momento di renderla più competitiva, di renderla più efficiente, di somigliare un po' di più agli altri paesi europei. Del resto, se lo guardo dal punto di vista del centro-sinistra italiano, della sinistra italiana, si parlava della Camera delle Regioni nel programma economico del Partito Comunista Italiano. Si parlava della Camera delle Regioni nel programma elettorale del PDS, si parlava della Camera delle Regioni nella tesi numero 4 del programma dell'Ulivo. Quindi mi verrebbe da dire, perché adesso abbiamo cambiato idea? Cioè adesso che invece arriviamo finalmente ad avere il Senato delle Autonomie, abbiamo il luogo fisico nel quale i territori si avvicinano a Roma e finalmente possono parlare delle cose che riguardano i territori guardando in faccia al governo, e lo fanno in un luogo istituzionale che verrà definito e chiamato Senato delle Autonomie. Se l'abbiamo detto dall'inizio, siamo arrivati oggi ad averlo, perché oggi non siamo più d'accordo? Io non riesco a capirlo. Cioè, ci siamo detti da sempre che due camere che fanno tutte e due la stessa cosa è una cosa che non possiamo più permetterci. Ho fatto anche il parlamentare europeo, allora ogni tanto guardo anche all'Europa. 28 paesi europei, ci metto dentro anche la Gran Bretagna nonostante il Brexit. Di questi 28 paesi europei, 15 hanno una sola camera. Non è che siano antidemocratici, semplicemente hanno un sistema diverso, hanno una sola camera. Gli altri 13 hanno due camere, ma di quei 13 un solo paese, ed è l'Italia, ha due camere che fanno la stessa identica medesima cosa, al punto che se cambi una virgola di un testo devi tornare dall'altra parte e poi dall'altra parte e poi dall'altra parte finché il testo non è identico. Noi abbiamo fatto dei calcoli che ci sono dei provvedimenti di legge che sono diventate leggi tra commissioni e rimbalzo Camera-Senato quasi in 6 anni. Dopo 6 anni una legge, anche la migliore al mondo, non serve più a nessuno, credetemi. Oggi con i tempi veloci che stiamo affrontando, guardate il caso dell'emergenza di cui abbiamo parlato all'inizio, ma non puoi permetterti di avere un rimbalzo tra le due camere fin tanto che non hai un testo identico in tutte le sue addirittura punteggiature. E quindi penso che siccome gli altri paesi europei hanno cambiato il loro modo d'essere per rendersi più competitivi, forse sarà arrivato il momento che lo faccia anche l'Italia. Ma davvero un paese di 60 milioni di abitanti ha bisogno di 1000 parlamentari, più di quanti non ne abbiano gli Stati Uniti d'America seduti nel Congresso? 1000 parlamentari? Io penso francamente di no. Quindi se ne vanno a casa 315, io dico sì, convintamente al referendum. Perché così, cioè, 315 non ci saranno, ci saranno 100 senatori, piuttosto mettiamoci a discutere su come eleggerli, perché questo è il tema, come li eleggeremo i 100 senatori che vanno al Senato delle Autonomie? Questo è il tema sul quale mi piacerebbe confrontarmi, dentro il Partito Democratico e fuori dal Partito Democratico. E di questi 100 senatori ci potranno essere presidenti di regione, consiglieri regionali, sindaci, cioè esattamente quei territori di cui parlavamo prima, le sentinelle, quelli che fanno il lavoro quotidiano di tutti i giorni. E quei senatori non verranno retribuiti perché hanno già la loro indennità e quindi non c'è bisogno di dargli un'ulteriore indennità, e sarà comunque una riduzione dei costi della politica. Ma certo che è una riduzione dei costi della politica, ci siamo sempre detti che spendiamo troppo per la politica, una volta che finalmente mettiamo le mani per ridurre i costi della politica non va più bene. Mi sembra veramente paradossale, per cui di fronte a un quesito semplicissimo: volete superare il bicameralismo perfetto, paritario? Volete superare il bicameralismo paritario? Volete eliminare il Senato della Repubblica e fare il Senato delle Autonomie con 100 senatori che verranno dai territori? Io dico convintamente sì. Ma c'è chi dice no. Esempio, il Movimento 5 Stelle dice no. Ti faccio una domanda critica, ma non è che un no opportunista? Cioè, non avendo noi dei 5 Stelle un rappresentante in ogni comune, in ogni regione, eccetera, saremo poco rappresentati in quel senato accademico? Altrimenti io vedo un grosso errore logico, una contraddizione enorme: di fronte a una diminuzione di spesa, noi 5 Stelle diciamo no. È opportunistico o no questo discorso? Ma allora, intanto per avere un'idea opportuna devi avere un'idea.
E onestamente io credo che ci sia un problema di fondo, non hanno un'idea alternativa. Qual è la proposta alternativa ad eliminare il bicameralismo paritario, ad eliminare il Senato, a ridurre il numero dei senatori, a regolamentare in modo corretto il rapporto tra Stato e Regione? Qual è la loro proposta? Qual è la proposta alternativa? Lasciare tutto come sta. Perché la proposta è lasciare tutto come sta? Perché dietro a quel no ci sono poteri, ci sono rendite, ci sono posizioni, cioè c'è quel no che ha tenuto sempre fermo il paese e non l'ha mai fatto fare a questo paese un passo in avanti, perché dietro a quel no c'è la volontà semplicemente di lasciare tutto com'è, senza alcuna proposta alternativa. Non c'è una proposta alternativa del Movimento 5 Stelle, ci sono solo dei no. E basta, avete presente come i bambini quando fanno una marachella, no? E chiede al bambino, sei stato tu? No. La prima reazione del bambino è no, anche quando è maledettamente chiaro che è stato lui. La stessa cosa è quello che fanno loro, insomma, un no a prescindere, mi verrebbe da dire alla Totò, un no a prescindere. Allora entriamo nel merito del loro no. Dicono di no perché? Perché andrebbero al Senato delle Autonomie i consiglieri regionali, eccetera, che sono tutti dei furfanti e dei delinquenti. Beh, intanto mettiamo in chiaro una cosa, che se uno ruba è un delinquente, va a casa se ha un ruolo politico, va comunque dove deve andare in qualunque circostanza e qualunque mestiere faccia. E aggiungo che essere onesti è una precondizione per candidarsi a qualunque ruolo politico. Poi ci metterei dentro anche le competenze, le capacità, la voglia di fare, che forse magari non è sempre presente in chi si dice semplicemente onesto e basta, poi è tutto da vedere. In ogni caso, stiamo parlando di una classe dirigente locale che, al di là di alcuni casi, è una classe dirigente che ci mette la faccia tutti i giorni, che lavora e che, se sbaglia, paga, come è giusto che sia. Ma venirmi a dire che non voglio nel Senato delle Autonomie, perché andrebbero lì sindaci, consiglieri regionali e presidenti di regione, che sono tutti dei delinquenti, dei farabutti o gente che ruba, beh, francamente mi sembra una roba veramente fuori dalla grazia di Dio. Quindi, è come dire, un treno arriva sempre tardi e allora lo sopprimo. No, pretendi che la classe dirigente del tuo paese sia onesta, e questo ci mancherebbe, dico io, ma pretendi anche che quando si fa una proposta alternativa al superamento del bicameralismo paritario si dica a questo paese, guardate che noi diciamo no, all'idea di renderci più efficienti, più semplici e più competitivi. Allora spiegatemi perché un no. Cioè dov'è la motivazione che sta dietro a quel no, se non semplicemente un no perché? Perché non l'hanno scritta loro, un no perché? Perché è una proposta fatta da questo governo, un no perché? Perché l'hanno fatta questa maggioranza, non gli sta bene perché non l'hanno fatta loro, ma mica funziona così la politica, mica funziona così l'amministrazione, mica funziona così la missione, il servizio che devi fare presso i tuoi cittadini. Inizino anche loro a crescere, inizino ad amministrare seriamente. Voglio vedere come andrà a Roma, voglio vedere come andrà anche da altre parti, perché un conto è parlare e dire, un conto poi è fare le cose che hai promesso e hai detto, è fare le cose che servono ai cittadini, e scegliere le persone giuste e non aver paura di rendicontare quello che hai fatto. Quindi personalmente dietro a quel no io credo che ci sia semplicemente la voglia di lasciare questo paese così com'è, perché nel caos, nell'immobilismo, quelli lì, cioè quelli del potere, delle rendite di posizione, quelli del non cambiamo mai, stanno molto meglio di quanto non possa stare invece un paese che di fronte alla crisi che sta affrontando finalmente non solo cambia ma si rimette a camminare. Quindi io credo francamente che quel no sia un no veramente pericoloso, perché non ha senso, perché non viene da una proposta alternativa, perché viene semplicemente dal no a prescindere, e noi non possiamo più permetterci il no a prescindere. Grazie. Grazie, io continuo a farti domande un po' critiche, così alla fine mi convincerai e voterò sì. Ma scusa, perché tu non sei già per il sì? No, allora a questo punto mi alzo indignato. È un modo per intervistarti. Allora, fermo restando che le destre votano davvero a prescindere e a priori, no, perché devono votare no, ma c'è un gruppo di persone legate alla Costituzione, intellettualmente elevati, costituzionalisti veri e propri, che ha creato un fronte del no. Cos'è quello? Un gruppo nostalgico come quello che va a Predappio a mettere i fiori ogni anno?
Ma no, ma io guardate, nella buona fede e anche nel convincimento di tanti o di pochi, insomma di quelli che pensano che questa riforma non piace per una serie di motivi, perché non è scritta bene, perché non la sono scritta loro, perché invece di togliere del tutto il Senato abbiamo fatto il Senato delle autonomie, le mille ragioni perché questa riforma possa non piacere ci sono, e che ci siano esimi costituzionalisti, avvocati, intellettuali, persone semplici che dicono di essere contrari, io francamente lo trovo un momento nel quale confrontarsi per cercare di spiegare le ragioni degli uni e degli altri e cercare anche un convincimento a vicenda. Quello che non mi piace è, come dicevo lì, il no a prescindere, cioè sono no perché sono contro questo governo, sono no perché sono contro Renzi, sono no perché c'è la Serracchiani. Allora queste cose qua non mi piacciono, perché stiamo parlando di una riforma costituzionale che non serve al Partito Democratico, serve al Paese. Quindi di fronte a una cosa del genere, al di là di quelle che sono le considerazioni politiche, le storie di ciascuno di noi, le bandierine, dovremmo fare una valutazione solo nel merito della riforma. E se entriamo nel merito della riforma, allora oggettivamente bisogna spiegare le ragioni del sì e le ragioni del no, e io continuo a dire che le ragioni del sì sono assolutamente più forti. Detto questo però, io credo anche che ci siano tutte le condizioni per cercare di capire una cosa che per me è fondamentale. La riforma perfetta non esiste. Tutte le riforme potevano essere scritte meglio, potevano essere fatte con più tempo, potevano essere fatte nel modo diverso che ognuno di noi, perché sapete, come quando si fa una squadra di calcio, no? Ciascuno di noi metterebbe in campo la propria squadra, che è diversa da quella di ognuno di noi, ma poi ci deve essere uno che decide e che mette in campo la squadra. Io l'unica considerazione che faccio è questa, che a forza di dire che possiamo fare tutto, in genere non facciamo niente. Chi dice che si può fare tutto, in genere non fa niente. E chi dice che bisogna sempre aspettare la riforma migliore, quella perfetta, non fa semplicemente le riforme. Quindi io dico, siamo di fronte ad una riforma, finalmente siamo arrivati all'ultimo miglio, finalmente siamo arrivati ad avere la possibilità di cambiare questo paese in modo profondo, beh, non perdiamoci dietro al si poteva fare meglio. Insomma, tra una riforma fatta e una riforma da tenere nel cassetto c'è un paese completamente diverso. Tra una riforma fatta, che poi può migliorare quella riforma, riadattarla, tornarci sopra, ma intanto l'ha fatta, e una riforma che, siccome non mi piace, siccome si poteva fare meglio, siccome l'ha fatta Renzi, la tengo nel cassetto, c'è un paese che rischia davvero l'osso del collo. Lo dico convintamente, perché io sono assolutamente convinta che tra il sì, che ci permette di ricominciare a correre, di riconquistare quella credibilità internazionale, di continuare sul piano delle riforme, di giocarci la carta della flessibilità, di chiedere ad esempio che tutte le spese che dovessimo da oggi sostenere sull'emergenza, sull'antisismicità, escano dal patto di stabilità e quindi possano essere spese nel bilancio di ogni regione e di questo Stato, fuori dal patto di stabilità europeo. Credo che per fare una richiesta del genere tu hai bisogno di un paese che fa le riforme, approva quelle riforme e continua e ricomincia a correre, fa tutta quella strada che per troppo tempo non ha fatto. Se invece diciamo no, noi semplicemente questa riforma non la facciamo, ma non faremo riforme per decenni, non prendiamoci in giro, se non facciamo questa non ne faremo altre per chissà quanto tempo, e dopo che non avremo fatto riforme per chissà quanto tempo e dopo che saremo tornati indietro nel tempo, beh, tutto quello che abbiamo fatto fin qui, ed è davvero tanto, beh, rischiamo davvero di metterlo in discussione, rischiamo di metterci in discussione in un contesto europeo dove stai affrontando la Brexit, dove stai affrontando il caos delle banche, dove stai affrontando delle guerre, pensate alla Siria, pensate alla Libia, pensate a quello che sta succedendo tutto intorno al Mediterraneo, pensate a quello che sta succedendo dentro il nostro paese in virtù dei flussi migratori. Di fronte a tutte queste sfide noi ci permettiamo di dire no, preferisco rimanere quello che sono perché tanto mi piacevo com'ero. Beh, a me questo paese del tutto non piace, io vorrei cambiarlo, vorrei migliorarlo, vorrei renderlo più forte, più orgoglioso di se stesso, non soltanto davanti alle tragedie, ma tutti i santi giorni. Non che ci veniamo a raccontare che di fronte alle tragedie siamo i più bravi e i più fighi, no, noi dobbiamo essere i più fighi tutti i giorni, in modo da essere i migliori quando ci saranno le tragedie, non che ci troviamo ogni volta ad essere straordinari perché siamo di fronte a una tragedia, dobbiamo essere straordinari nell'ordinario, ed è quello che purtroppo l'Italia non riesce a fare da troppo tempo. Grazie.
Ma quindi nell'ottica di quello che dicevi un attimo fa, è giusto o non è giusto dire se vince il no mi ritiro? Ma scusate, noi abbiamo mandato a casa gente che perdeva le elezioni regionali. Davvero pensiamo che un governo che aveva puntato tutto sulle riforme, se i cittadini gli diranno di no, resta là? Ma la fila di quelli che gli chiedono di andare a casa è talmente lunga che credo onestamente sarebbe ipocrita dire che non è così, che deve rimanere lì. Io penso che sia stata semplicemente un'assunzione di responsabilità, torno a dire la parola responsabilità, è un'assunzione di responsabilità. Il presidente Napolitano mi ha dato l'incarico di fare le riforme, il presidente Mattarella mi ha ribadito che devo fare le riforme, ho fatto la riforma elettorale, ho fatto le riforme costituzionali, ho fatto il Jobs Act, ho fatto la riforma della pubblica amministrazione, sto facendo la riforma della giustizia civile amministrativa e adesso inizio con quella penale. Sto facendo tutte queste riforme, vado davanti ai cittadini, i cittadini mi dicono no, non la pensiamo come te e io mi attacco con la colla alla poltrona. A me non sembra serio, scusate, non mi sembra semplicemente serio. Grazie, lasciamo per un attimo questo tema che riprenderemo subito dopo. Adesso stavo pensando al tuo ruolo di sindaco di una regione, seppure a statuto autonomo, però è una regione particolare la tua, è una cerniera e il tema degli immigrati ti preoccupa? Beh, accidenti, io credo di essere stato tra i primi presidenti di regione che disse di fare attenzione alla cosiddetta rotta balcanica, perché prima che partissero i muri in Macedonia, il muro in Ungheria, eccetera, la rotta balcanica era quella che si stava, che stava diventando una delle più forti rispetto a quella del via mare. Oggettivamente è certo che sono preoccupata di non riuscire a uscire da quella che è sempre costantemente un'emergenza e farla diventare invece una gestione, anche qui su un termine un po' forse non proprio adatto, una gestione ordinaria, cioè queste persone vengono di qua, non c'è niente da fare, puoi alzare tutti i muri del mondo, fanno dei viaggi pericolosissimi, perché? Perché dall'altra parte c'è la distruzione, c'è la guerra, c'è Aleppo, c'è la Siria, c'è quello che sta accadendo in alcune parti del Corno d'Africa, c'è quello che sta accadendo in Libia. Queste persone continueranno a venire e ormai siamo in un contesto globale per cui arriveranno semplicemente per migliorare la loro vita, esattamente come è stato per noi tanti tanti anni fa. E come affrontiamo questi flussi migratori? Beh, sicuramente in una prima fase c'è stata l'emergenza. Io insisto, come è stato fatto anche dal governo italiano, che non stiamo parlando di un tema che può riguardare solo il nostro paese, ma qui è un tema, un problema, una vicenda che deve essere affrontata a livello europeo, assolutamente a livello europeo. Se volete, lo dico un po' provocatoriamente, è diventata europea quando gli immigrati hanno iniziato ad arrivare a Berlino. Prima era un problema soltanto italiano, adesso scusate la provocazione, però metto un attimo il puntino sulla I perché effettivamente andò così. Dopodiché io credo che l'Italia abbia fatto la sua parte, essendo l'unica che ha fatto la proposta più seria, perché siamo gli unici che hanno presentato il cosiddetto Migration Compact, cioè gli abbiamo detto scusate, al di là delle guerre e queste persone non partiranno e torneranno nelle loro terre d'origine soltanto quando ci sarà la pacificazione della Siria, quando sistemeremo le questioni in Libia eccetera, ma tutti quelli che partono per migliorare le loro condizioni di vita, l'unico modo perché non lo facciano è migliorare le loro condizioni di vita nel paese da dove vengono. Quindi l'unico modo è utilizzare i fondi europei per fare grandissimi progetti anche in quei territori. Quindi i fondi per la cooperazione e lo sviluppo internazionale che finalmente abbiamo, perché fino a qualche anno fa chi ci diceva aiutiamoli a casa loro era lo stesso che aveva del tutto cancellato e azzerato il fondo per la cooperazione internazionale. È inutile che dici che gli aiuti a casa loro sono l'idea un euro da qua a là per fare dei progetti internazionali. Finalmente noi abbiamo messo i fondi per la cooperazione internazionale e abbiamo chiesto all'Europa di fare altrettanto, perché se migliori le condizioni di vita di lì magari non partono e magari riesci anche ad aiutare di più le persone che sono in difficoltà in quei paesi che comunque ci devono riguardare, insomma, non fosse altro per quello che stiamo affrontando. Dopodiché, se posso raccontarvi brevissimamente l'esperienza che abbiamo fatto in Friuli Venezia Giulia, proprio come regione di confine, noi abbiamo detto no ai grandi assembramenti.
perché spaventano le nostre comunità, perché non riesce a fare la vigilanza sanitaria, perché non riesce ad avere l'ordine pubblico, e abbiamo deciso di fare la cosiddetta accoglienza diffusa. 216 comuni del Friuli Venezia Giulia, siamo 216 comuni, se ogni comunità si fa carico di piccoli gruppi, noi riusciamo ad affrontare le questioni dell'immigrazione non soltanto come emergenza ma anche come convivenza in qualche modo. Siamo riusciti a convincere 82 comuni su 216, dobbiamo ancora lavorare su quelli che restano, però se devo dirvi, insomma, è l'unico modo per far affrontare questi, per poter affrontare questi temi. Quindi abbiamo fatto il piano regionale dell'immigrazione, l'abbiamo fatto con l'ANCI, con i prefetti, con i questori, abbiamo chiesto a ogni comune di farsi carico di piccole comunità, non siamo riusciti a convincerli tutti, come dicevo prima, e questo è un problema, perché fino a 4.000-4.500 persone riuscivamo a gestirli, adesso sono un po' di più, abbiamo bisogno che facciano la loro parte anche gli altri comuni, ma la cosa più importante è che da noi fin dal primo giorno siamo riusciti, facendo delle convenzioni tra la regione e il comune, a far lavorare queste persone per le comunità che li accolgono. Lavorano gratuitamente, fanno, non tolgono lavoro agli italiani, fanno semplicemente quei lavori che gli italiani o non fanno più o che i comuni non farebbero perché non hanno i soldi per farli, e quindi danno una mano alla loro, alla comunità che li accoglie. Questa cosa francamente funziona di più che vederli buttati in mezzo a una piazza o in una panchina o in un parco a non far niente, dove semplicemente spaventano le nostre comunità. Sapete per quale motivo? Non perché fanno reati o altro, dalle mie parti c'è addirittura un calo dei reati. Io ho chiesto ai miei: ma perché non li volete? Qual è il problema? Perché ci fissano? Guardate, non sottovalutiamo questo, il perché ci fissano è il motivo per cui questa nostra paura ci impedisce oggi come oggi di affrontare in modo strutturato, non strumentale, senza polemiche, il tema dei flussi migratori. Senza paura, perché io francamente non ho paura di usare il termine accoglienza, non ho paura di usare il termine integrazione, ma dico altrettanto chiaramente che se li accogliamo, se li aiutiamo, ci aiutano anche loro facendo quei lavoretti che dicevo, e soprattutto devono rispettare le regole, se non rispettano le regole non vengono accolti. Questo, guardate, è una regola di civiltà che dobbiamo riuscire ad inserire senza coloritura politica, perché credo onestamente che sia stato un po' anche il frutto delle esperienze del passato. Io questo inverno sono stata qualche giorno in visita istituzionale a New York, ho visto Ellis Island, proprio con le associazioni dei friulani che vivono ormai stabilmente negli Stati Uniti, e se voi vedete le fotografie degli italiani che arrivavano ad Ellis Island, sono identiche alle fotografie che vedete oggi, che scendono dai treni, che scendono dalle navi, sono identiche, cambiano solo i vestiti e cambia l'ambientazione, ma sono le stesse facce, gli stessi occhi, la stessa disperazione. E come anche noi abbiamo sofferto allora, loro hanno la stessa sofferenza. Io credo che sia doveroso dare una mano, non c'è posto per tutti, questo lo dico con grande chiarezza e spero di non essere fraintesa, non c'è posto per tutti, ma ciascuno di noi deve fare la propria parte. Del resto, guardate, dietro al no di un sindaco, dietro al no di un politico, dietro al no di chiunque, c'è semplicemente l'aggravarsi della posizione di quello che è vicino. Se io dico di no, mi arriveranno di più dal mio vicino, se io continuo a dire non li voglio, arriveranno comunque, e però non gestirò la cosa. Se invece la gestisco, riesco ad affrontarla nel modo più corretto e serio. Dopo, la butto lì per non farla troppo lunga, arriverà anche il momento in cui dovremo iniziare ad interrogarci sulla fase 2, perché molti di questi lasciano il nostro paese perché hanno intenzione di andare da altre parti, ma chi resta? Come si rapporta con le comunità nelle quali vivono? Ci è piaciuta l'integrazione belga? Quella francese? Ma forse ci convince di più quella tedesca, che fu con i turchi piuttosto che con le popolazioni che venivano da quei luoghi. Iniziamo a ragionare, perché sarà un percorso che culturalmente dobbiamo fare, e noi siamo più nuovi di altre popolazioni europee. La Francia sta già alla terza, quarta generazione, la stessa cosa vale per altri paesi come ad esempio la Germania, noi ancora no, siamo freschi di quell'immigrazione. Iniziamo a ragionare con quali rapporti convivere tutti assieme, perché è inutile alzare muri, è inutile mettere il filo spinato, è inutile dire non li voglio, piuttosto ragioniamo su come convivere con questa nuova esperienza.
Di nuovo grazie. Ti devo dire, ti faccio qualche altra domanda, anche perché è un piacere ascoltarti, è un senso pratico, semplice di raccontarci le cose, che ci fa piacere moltissimo. Ti dicevo, l'accoglienza in regioni dove quel vincolo di solidarietà è forte, e l'accoglienza ha un valore maggiore, però ovunque, anche da noi in Abruzzo, a Pescara, c'è lo xenofobo che si alza la mattina, raccoglie firme e strumentalizza questa situazione. Beh, ma è molto più semplice fare lo xenofobo che fare la persona seria che si fa carico dei problemi, cioè è molto più semplice, cioè, basta dire di no, basta dire non li voglio, basta tirar fuori una bella bandiera nera e hai risolto tutti i tuoi problemi. Il problema però è quel no a prescindere non funziona più. Facciamoci carico dei problemi, piuttosto stabiliamo quali problemi e come risolverli, facciamoli insieme. Nessuno ha la risposta e la certezza da tutte le domande, insomma, però penso che dobbiamo iniziare a farlo. Dopodiché, guardate, li abbiamo messi già alla prova. Salvini non è mica la novità di questi giorni, sta in politica da quando io credo che non andavo neanche alle elementari, e più o meno siamo lì. Però come ha risolto quando loro erano al governo? Facciamoci anche le domande, no? Cioè, quando erano al governo, come hanno risolto i flussi dell'immigrazione, ad esempio, di quello che accadde all'inizio del 2011, di quello che accadde ancora prima? È molto semplice, andate a vedere la Convenzione di Dublino. Quando l'Italia sottoscrisse con gli altri paesi europei la Convenzione di Dublino, il ministro dell'interno era Roberto Maroni e al governo c'erano la Lega Nord e Forza Italia. E la Convenzione di Dublino dice che i richiedenti asilo hanno diritto di richiesta d'asilo nel luogo di primo approdo. Ora guardate la cartina dell'Europa, secondo voi il luogo di primo approdo qual è? Guardando così l'Europa, guardandola dall'Africa, guardandola dal Mediterraneo, il luogo di primo approdo secondo voi qual è? Magari l'Italia? Ecco, forse se allora avessero ragionato un po' di più e avessero capito che quella convenzione legava a mani e piedi un paese come il nostro, e avessero ragionato invece già allora su una suddivisione diversa di come farsi carico dei flussi migratori, ora noi oggi non saremmo di fronte a questa esperienza drammatica. Quindi io non mi faccio dare lezioni da chi, quando ha avuto l'occasione di governare questo paese, non ne ha azzeccata una. La domanda adesso la faccio alla giuslavorista, all'avvocato del lavoro. Mettiamo da parte il lavoro e il Job Act. Parliamo di pensioni. Mi viene da dire, sai, io ho 55 anni, mi viene da dire che una volta si diceva moriremo democristiani, adesso forse dovrò dire morirò esodato. Abbiamo una speranza noi 55enni di arrivare in pensione a 65 anni, non già a 70, c'è intenzione davvero di riformare la legge Fornero? Ma allora, anche qua, no? Se posso utilizzare il termine delle pensioni anche per un'altra riflessione, perché una delle cose che mi sento dire intorno al no alla riforma costituzionale, mi si dice no. Perché? Perché le riforme costituzionali devono essere votate da tutti. Questa è stata votata soltanto da una maggioranza, secondo alcune esigua, io dico una buona maggioranza. Siccome è stata votata solo da una maggioranza, non va bene. Le riforme costituzionali vanno votate da tutti. Ora io potrei rispondervi che quasi tutte le riforme costituzionali di questo paese sono state votate soltanto da chi ha fatto la riforma. Ma ce n'è una di riforma che è straordinaria, che è stata votata da tutto l'arco costituzionale e che si chiama riforma Fornero. Ora, se l'esperienza è quella, preferisco che continuino a votare le riforme costituzionali soltanto quelli che le chiedono, piuttosto che votarle tutte insieme, perché non mi pare che sia stata un'esperienza esaltante, e l'abbiamo votata anche noi. Quindi credo che anche rispetto a questo il tema delle pensioni sia da affrontare a 360 gradi, non come abbiamo fatto purtroppo anche su altri temi, ogni volta spot, faccio così, poi ne prendo un'altra, perché se ad esempio noi fossimo passati dal sistema retributivo a quello contributivo e viceversa molto tempo fa, noi oggi non avremmo la riforma Fornero e non avremmo i problemi che ci abbiamo adesso. Ma siccome anche allora la riforma della pensione venne fatta scaricando su quelli che venivano dopo tutti i problemi,
e la votarono perché? Perché si risolvevano i problemi di quelli che c'erano, compresi quelli che andavano in pensione a quanti anni? Con 16 anni di contributi, 16 anni e 6 mesi di contributi, perché ricordiamoci anche questo, perché adesso sembra, no, che riscopriamo tutti i problemi, ma come siamo arrivati ad avere questi problemi? Perché abbiamo fatto una riforma delle pensioni che prevedeva che a 16 anni e 6 mesi andavi in pensione, perché abbiamo fatto un sistema che sapevamo non avrebbe retto nel tempo perché aumentavano le persone anziane, diminuiva la popolazione attiva e nessuno metteva dentro flussi di denaro, e francamente arrivi dopo che hai fatto tutto questo progetto, no, straordinario, ti accorgi che non hai soldi per tenerlo in piedi. Beh, viva Dio, se l'avessero capito 15 anni fa, 20 anni fa, anche 10 anni fa, probabilmente adesso non avremmo questi problemi. Adesso però li affrontiamo. La Fornero è stata fatta perché il sistema oggettivamente non avrebbe retto. Alcune cose hanno funzionato, altre non hanno funzionato, come i famosi esodati. Ogni volta aumenta il numero delle persone che sono rimaste, ahimè, senza reddito e senza pensione e senza lavoro. E senza evidentemente lavoro, perché non hanno neanche la possibilità di lavorare, ed è chiaro che di volta in volta noi siamo, mi pare, alla settima salvaguardia, cioè per 7 volte abbiamo salvato centinaia di migliaia di persone che erano in quella situazione, per un costo complessivo credo intorno ai 12-13 miliardi di euro, quindi immaginatevi come ha funzionato, diciamo, questo sistema. Oggi cosa pensiamo di fare? Intanto il primo ragionamento che si sta facendo è sulla cosiddetta flessibilità in uscita, cioè permettere alle persone di andare in pensione prima, eventualmente con riconoscimento di una piccola penalità, ma almeno la possibilità di avere questa flessibilità in uscita. Dall'altra, questo lo aggiungo io da giuslavorista, c'è una cosa che secondo me questo Paese deve fare con grande serietà, ed è rivedere la tabella dei lavori usuranti. Se io faccio l'impiegato pubblico, non me ne vogliate, faccio un esempio a caso, se io faccio l'impiegato pubblico da una parte ed è un lavoro usurante terribile, ma se io faccio l'operaio in ferriera, insomma, no, può essere leggermente più usurante e un pochino più difficile da gestire fisicamente, intendo per l'idoneità fisica, non dico che non sono pesanti tutti e due. Ecco, noi siamo un paese che ancora non ha messo mano seriamente alle tabelle dei lavori usuranti. Io credo che i macchinisti, determinate figure, insomma, debbano essere inseriti in quel contesto dei lavori usuranti dove oggettivamente devono avere un privilegio di andare in pensione prima di altri e senza avere quelle riduzioni del pensionamento che avrebbero coloro che decidono di andare prima per scelta e non per la tipologia di lavoro. Quindi su questo il lavoro che sta facendo il sottosegretario Nannicini secondo me è piuttosto buono. Arriviamo con le organizzazioni sindacali ad avere possibilmente un accordo in tempi brevi, se ci riusciremo ci sarà forse anche già in legge di stabilità un primo passo in avanti che va nella giusta direzione. Tu mi hai detto però mettiamo da parte il Jobs Act. No, perché cioè, ti devo dire la verità, 500 critico. Sì, tutti, io guarda, non tutti critici, no? Allora, ma per carità, ma nessuno ha la bacchetta magica, ma accidenti, per 15 anni siamo stati in recessione, per 15 anni non abbiamo creato un posto di lavoro, per 15 anni abbiamo portato le aziende all'estero, le chiudevano qui per farle in Romania, in Cina, sempre più verso est, per 15 anni questo è stato questo paese, adesso all'improvviso arriva uno e con la bacchetta magica ci deve risollevare improvvisamente. Ora, la notizia è che non esiste uno con la bacchetta magica, la buona notizia è che finalmente c'è un governo che fa le cose e non soltanto le racconta. Perché se siamo qui a parlare di riforma della pubblica amministrazione, ditemi quanti governi anche di centrosinistra hanno avuto il coraggio di toccare il tema della pubblica amministrazione negli ultimi 20 anni in questo paese. Ditemi qual è, perché a me non me ne viene in mente uno. Quali sono poi i governi, anche di centrosinistra, che hanno fatto un lavoro serio sulla riforma della giustizia amministrativa e della giustizia civile? Finalmente ce l'abbiamo, finalmente abbiamo ridotto del 45% l'arretrato dei processi civili e amministrativi. Sì, ma le camere di commercio. Ecco, cioè, camere di commercio, anche lì, di anche lì. Poi, e dopodiché abbiamo fatto anche la riforma del Jobs Act, ripeto, ognuno ha la propria opinione, la propria idea, poi ci deve essere uno che decide e se c'è un Presidente del Consiglio e un governo, sarà questo governo e questo Presidente del Consiglio che decidono. Il Jobs Act, e lo dico anche qui per un'esperienza, diciamo, personale, ci ha permesso in un contesto complicatissimo e difficile di far sì che questo Paese avesse 600.000 posti di lavoro in più.
600.000 posti di lavoro in più in un periodo di crisi è una roba sulla quale noi dovremmo fare i fuochi d'artificio dalla mattina alla sera, invece di prenderci ammazzate sui cosiddetti dalla mattina alla sera. Ma aggiungo anche un'altra cosa, 600.000 posti di lavoro che sono o stabilizzazione di posti precari oppure nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Ora, lo dico a sinistra, noi ci siamo raccontati per anni che l'unico modo per superare quel dramma che è il precariato in questo paese, l'unico modo era far costare di meno il contratto a tempo indeterminato, perché altrimenti finché gli altri contratti costavano di meno nessuno avrebbe fatto il contratto a tempo indeterminato, avrebbero fatto tutti gli altri contratti. Arriva questo governo, fa costare di meno con gli incentivi il contratto a tempo indeterminato, che diventa il contratto più utilizzato dalle imprese. Beh, allora, non è una riforma di sinistra? Non piace perché l'ha fatta Renzi? Intanto guardiamo al risultato, 600.000 posti di lavoro in più. Io penso che sia un risultato che rispetto ad un paese che è sempre stato fermo sulle gambe è già qualcosa. Non basta, accidenti se non basta, ne abbiamo persi molti di più di posti di lavoro, quindi è chiaro che dobbiamo continuare su questa strada, è chiaro che dobbiamo continuare a tagliare le tasse alle imprese, perché se le imprese pagano tutte le tasse che pagano adesso ci penseranno 50 volte prima di andare a scoprire mercati internazionali nuovi, assumere nuove persone, investire in ricerca e sviluppo. Per far tutto questo significa che intanto inizi anche ad abbattere le tasse. Finalmente l'abbiamo fatto, anche questo è un modello rispetto al quale in questo paese per troppo tempo ce la siamo raccontata e non abbiamo fatto le cose. Quest'anno non abbiamo pagato la tassa sulla prima casa, abbiamo pagato di meno ed è stato tagliato il costo dell'IRAP lato impresa, è stato tagliato il costo del lavoro lato lavoro. Insomma, intanto siamo ripartiti con segnali timidi di ripresa. Certo che il lavoro è ancora lungo, certo che la strada è ancora lunghissima, ma siamo un paese che purtroppo, se avesse fatto le riforme 10 anni fa, 15 anni fa, l'avrebbe fatta diversa, avrebbe affrontato diversamente la crisi. La Germania, di cui ci riempiamo la bocca, con la commissione Arts ha fatto la riforma del lavoro esattamente simile a Jobs Act, perché loro hanno introdotto anche i cosiddetti mini job, l'ha fatta con Schröder all'inizio degli anni 2000 e Schröder perse le elezioni perché fece quella riforma lì, ma grazie al cielo la fecero allora, e quando arrivò la crisi del 2007 la Germania era un tantino più forte di quanto non era l'Italia, che ancora è in recessione senza riforme. Quindi io credo che siano riforme necessarie, non piacciono, tutto si può fare meglio, però di fronte a un paese che per anni è stato fermo e di fronte a un paese che in poco tempo sta facendo tutte le riforme che ha fatto, beh, io guardate, non ci metto 30 secondi a dire che preferisco questo paese, perché finalmente vedo un paese che non si spaventa e che comincia di nuovo a fare le cose. Poi dobbiamo ancora fare tanto e faremo ancora di più, però dobbiamo essere messi in condizioni di farlo, e per farlo bisogna che queste riforme prendano corpo. Ecco perché è importante la riforma costituzionale che andremo a votare in autunno. Grazie. Direi che il Job Act ha tolto anche un po' di lavoro ai tuoi ex colleghi giuslavoristi e a qualche giudice del lavoro. Vabbè, è un po' più facile licenziare, vabbè. Però No, adesso no, adesso vi tengo qua fino a domani mattina e vi racconto perché ha detto una cretinata. E no, perché adesso lo dico da giuslavorista. Allora, ti racconto come funzionava prima il famoso articolo 18? Bene, come veniva aggirato l'articolo 18? Intanto il 96% delle imprese italiane ha meno di 15 dipendenti, quindi a questa, la stragrande maggioranza delle imprese italiane, l'articolo 18 non gli si è mai applicato né prima né durante né dopo il Jobs Act. A quelle a cui gli si applicava, rarissimamente hanno avuto cause di lavoro sull'articolo 18, perché per evitare l'articolo 18 le imprese grandi cosa facevano? Facevano il licenziamento collettivo, invece di licenziarne uno ne licenziavano 5, così tu non avevi il problema di avere l'articolo 18, ma avevi il licenziamento collettivo, che è tutta un'altra disciplina molto più semplice da fare, con le organizzazioni sindacali che si siedono a un tavolo, che stabiliscono le mobilità come devono essere fatte, le buone uscite come devono essere fatte. L'articolo 18 in questo paese è stato pochissime volte applicato, e se proprio doveva essere utile, allora bene quello che c'è adesso. Io in 6 mesi devo sapere se il licenziamento è legittimo oppure no. A me un articolo 18 come c'era prima, dove mi dicevano se il licenziamento
scelto era giusto o sbagliato a distanza di anni non mi serviva comunque, non serviva al lavoratore che nel frattempo stava a casa ad aspettare una sentenza senza reddito, e non serviva all'impresa che poi si doveva prendere un lavoratore a distanza di anni pagando un sacco di soldi o semplicemente non volendolo più, oppure magari l'impresa era già morta e sepolta. Quindi tra avere un articolo 18 scritto sulla carta e avere finalmente delle tutele per i lavoratori e per le imprese che permettano a questo paese di lavorare, io preferisco la seconda cosa, perché le cose belle scritte sulla carta non servono a nessuno, servono le cose che servono. Grazie, ci siamo messi d'accordo su questa domanda, ho dato un assist. No, su questa mi sono lasciato però. Senti, ma perché secondo te il 90% degli italiani non conosce la riforma Boschi? Provo a domandare l'articolo quinto, cioè entra nel merito della riforma Boschi, perché non è conosciuta? Al di là del ruolo delle PEC dei giornali e quant'altro, ma non dovremmo conoscerla un po' di più? Beh, intanto è comunque una riforma tecnica e quindi in ogni caso, insomma, conoscerla significa anche andarsi a leggere un testo di legge, anche piuttosto complesso, insomma, non è, mi metto dalla parte del cittadino, insomma, non è semplice come riforma. Dall'altra però mi permetto di dire c'è anche tanta disinformazione. Io incontro spesso persone che mi dicono che sono convinte che andranno a votare sulla legge elettorale, che non c'entra assolutamente niente, la legge elettorale non c'è all'interno della riforma costituzionale. Però se avete la pazienza di leggervi il quesito è di una semplicità imbarazzante. Volete superare, volete eliminare 315 senatori? Volete abolire gli enti inutili? Ne cito uno, il CNEL, il Consiglio Nazionale del Lavoro e dell'Economia. Guardate, non so a cosa è servito, non so cosa ha fatto, so una cosa però, che ha sede in un bellissimo palazzo storico al centro di Roma, in un parco nel quale ci sono anche gli animali, che ha una bellissima, un consiglio di amministrazione, una presidenza, eccetera. Vogliamo abolirlo? Io dico di sì. Quindi, volete abolire gli enti inutili? Volete eliminare 315 senatori e superare il bicameralismo paritario? Volete eliminare e superare le province? Volete stabilire finalmente tra regione e Stato chi fa cosa e stabilire quali sono le competenze degli uni e degli altri? Il quesito è semplicissimo e se dite sì fate tutto questo, se dite no semplicemente tutto resta esattamente com'è e non ditemi che vi piace, perché non ci credo. Grazie, come su Facebook, mi piace, didascalica, bravo. No, a proposito di abolizione delle province, torniamo al rapporto che può esserci, altre due domande, poi ci fermiamo, sì, poi, anche perché mi dicevi vedo degli arrosticini, eccetera. No, ci servite vivi al referendum, quindi sì. Adesso basta. No, altre due domande, però questo dubbio toglimelo. Cioè, ci sarà un momento di transizione, sicuramente, mettiamo che per ipotesi dovesse vincere il sì. Va bene? Ci sarà un momento di transizione. Mi domando quanto lungo, perché l'abolizione delle province già sta sortendo degli effetti che noi in Abruzzo tocchiamo con mano. Luciano ti avrebbe potuto portare oggi nell'entroterra della provincia di Pescara o di Chieti per passare su strade devastate. Tu sei un'esperta di infrastrutture nel PD. Il terremoto attecchisce bene in queste zone dove i collegamenti sono ridotti a collegamenti del Medioevo. Allora, stiamo assistendo già a un impoverimento delle province, eccetera. Quel momento di transizione in cui le competenze passeranno alle regioni, quanto durerà? Quanto pensi che durerà? Ma allora, intanto è chiaro che insomma quando fai le riforme poi l'attuazione delle riforme richiede non soltanto del tempo, ma lo dico mettendo le mani avanti, non è che sempre tutto riesce come vorresti, insomma ci possono essere dei problemi. Poi tra l'altro superare e riassegnare le competenze di un'istituzione quale la provincia, insomma di un'istituzione di area vasta come la provincia, non è per niente semplice, però si può fare, insomma questo lo dico anche perché e qui però diciamo, lo dico in quanto regione a statuto speciale, sa Luciano che da questo punto di vista c'è una diversità. Noi come regione a statuto speciale la riforma costituzionale non ci si applica, cioè ci si applica soltanto se facciamo un'intesa col governo. Il Friuli Venezia Giulia però ha deciso di
come dire, essere preparata a quel sì, e quindi nonostante sia una regione a statuto speciale ha già fatto le sue scelte. Noi siamo la regione d'Italia che ha già cancellato le province, lo abbiamo fatto grazie ai passaggi parlamentari che ci hanno permesso qualche settimana fa di cancellare il termine province dallo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, per cui da noi le province sono già anche diciamo istituzionalmente superate. Abbiamo già fatto tutti i piani di subentro in tutte le materie. Dal 1 luglio del 2015 la regione gestisce le agenzie per l'impiego che erano provinciali e ha preso i dipendenti presso di sé. Tanto abbiamo fatto anche un lavoro interessante perché come spesso accade e accadeva troppo spesso nelle province, in luoghi così strategici come i centri per l'impiego andavano gli interinali, spesso ragazzi molto preparati, capaci, che una volta che iniziavano a capire il mestiere gli scadeva il contratto e andavano a casa e si ricominciava da capo, quindi strategicamente una fesseria, scusate se la dico così, ma insomma non mi viene in mente altro. Quando la regione ha preso le agenzie per il lavoro, noi abbiamo stabilizzato presso la regione quei ragazzi che erano precari presso le province, in questo modo abbiamo dato continuità al lavoro che avevano fatto e abbiamo le agenzie per l'impiego che stanno lavorando a pieno ritmo. Abbiamo fatto già i piani di subentro per quanto riguarda le strade, abbiamo fatto i piani di subentro per l'edilizia scolastica, abbiamo fatto i piani di subentro anche per la parte ambiente, caccia e pesca. Adesso stiamo riassegnando tutte le competenze tra la regione e i comuni, oppure, perché abbiamo fatto la riforma degli enti locali, le unioni territoriali intercomunali, cioè abbiamo suddiviso la regione in 18 unioni territoriali aggregando i comuni, e quindi a quei comuni in forma aggregata passeranno alcune delle funzioni che erano esercitate precedentemente dalla provincia. Non è semplice, ma si può fare per un semplice motivo: non che la provincia non sparisce perché si è comportata male, la provincia sparisce perché non serve più. La provincia, nel mio caso, esercitava delle deleghe che gli erano state date nel tempo dalla regione, non ne aveva neppure di proprie, erano delle deleghe che semplicemente la regione aveva passato, ed erano tra l'altro deleghe che venivano esercitate con i soldi della regione. Allora ditemi qual è il senso di avere un ente che ha un presidente, consiglieri, assessori, tutto uno stuolo di funzionari, tutto uno stuolo di dipendenti, eccetera, che svolge funzioni che gli ho delegato io come regione e con i soldi miei che gli passo. Scusate, via, faccio io con i miei soldi, utilizzando però anche te che hai i tuoi dipendenti, perché quei dipendenti restano sul territorio e servono. Quindi le strade tornano alla regione, ma chi lavorava sulle strade della provincia lavora per la regione sulle stesse strade. C'è un passaggio in meno e oggettivamente anche un notevole risparmio di risorse. Ve lo posso assicurare perché noi già stiamo tirando le fila di questo percorso e oggettivamente ci sono dei risparmi importanti che rimetti nei servizi al cittadino, e questo credo che sia la cosa migliore. Grazie, abbiamo concluso o quasi. Concedimi una piccola riflessione finale che è una sintesi. Quando penso alla tua regione mi torna in mente un personaggio eccezionale che ho conosciuto qualche anno fa, peraltro a Teramo, Beppe Englaro. Perché dico questo? Perché voi siete stata la regione che ha accolto Eluana. Sì, siamo stati la regione che in quelle circostanze così complicate e difficili decise di accogliere Eluana Englaro, che è ispirata tra l'altro a Udine, per una storia un po' di laicità che ha la nostra regione, anche perché insomma pensiamo di essere una terra fatta anche di grandi libertà e di grande rispetto per le scelte proprie e per le scelte altrui, e ci sembrava allora doveroso, lo fu per il presidente della regione che mi ha preceduto, e io oggettivamente non avrei fatto diversamente da quanto fece lui, si assunse diciamo così questa responsabilità, e Eluana venne da noi e mancò proprio in quelle ore in cui, questo lo aggiungo io, non sarete tutti d'accordo, non facemmo una bellissima figura in Parlamento. In Parlamento non si videro, secondo me, delle belle scene. È vero. Eluana, che Marco Bellocchio ha raccontato con un eccezionale film, il cui titolo era La bella addormentata, che è il nostro gran sasso, ed ecco un altro legame tra noi e voi. Grazie Deborah. Grazie a voi, grazie. Vorrei passare la parola a Luciano D'Alfonso che